ha subito registrato il tutto esaurito, l'iniziativa organizzata nell'ambito del Bordetto Fest alla scoperta degli allevamenti di cozze e della pesca delle vongole. Due gruppi di 80 persone, partiti alle 9 e alle 11, si sono ritrovati nella banchina del porto per l'escursione a bordo della Queen Elizabeth, ribattezzata per l'occasione Bordetto Boat. Guida d'eccezione il professor Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di biologia marina, che al mare ha dedicato tutta la vita. Prima tappa al vivaio di Mitili, a 2 miglia dalla costa fanese, circa 3,5 km. La boa gialla indica l'inizio dell'allevamento, che si estende per 1 km² ed è composto da galleggianti e corde orizzontali posizionate a 3-5 metri di profondità per permettere il passaggio delle piccole imbarcazioni. Sulle corde, poi, ogni 60 cm sono posizionate delle calze di plastica che contengono le cozze di 3 cm di dimensione. Una volta raggiunti i 4-5 cm dopo alcuni mesi, si procede al cosiddetto reincalzamento, cioè vengono separate dalle calze, divise per misure e inserite in un nuovo contenitore fino al raggiungimento della taglia ottimale. Alcune curiosità: crescono 1 cm ogni mese e mezzo, la carne che contengono è circa il 20% del peso totale e ogni mitilo filtra dai 2 ai 7 litri d'acqua all'ora, purificandola e trattenendo tutto ciò che gli consente di cibarsi e vivere. In Italia se ne producono 70.000 tonnellate all'anno dal Friuli alla Puglia. Ci sono diverse iniziative in corso per cercare di portare ad aumentare questa produzione, che è una produzione che, diciamo, non richiede di dargli da mangiare, non richiede di fare la riproduzione artificiale, quindi è soltanto una, diciamo, coltivazione di quelli che sono. Si prendono piccoli, si devono portare alla taglia adulta, si raccolgono in natura, vivono mangiando quello che gli dà il mare, quindi non c'è un'alimentazione artificiale. Non c'è nessun tipo di trattamento di qualunque tipo, perché sono solo nell'acqua e basta, e li filtrano, e quindi c'è una serie di risultati positivi, per cui è una delle attività da incentivare. Al momento l'Italia ne consuma di più rispetto a quelle che produce, importandole dalla Spagna. Infatti la nostra produzione è stagionale e va da maggio a ottobre. Ora si sta pensando di allevarne di più per poi sgusciarle e congelare la polpa. È in fase di sperimentazione anche la sostituzione delle calze, in cui vengono inserite con materiali biodegradabili. Il tour della Bordetto Boat è proseguito alla scoperta della pesca delle vongole. Cerchiamo un poco di illustrare quelle che sono le problematiche della pesca delle vongole, che per la zona del compartimento di Pesaro, si tratta di 65 imbarcazioni, quindi, che fanno questo lavoro. C'è una produzione elevata, conto ogni giorno ogni barca può prendere 4 quintali di vongole, e questi 4 quintali di vongole non è che ci vuole molto tempo, in meno di un'ora le raccoglie e le può portare a terra. Quindi a un certo momento il problema è un problema di mercato che non c'è, quindi c'è tutta una serie di problematiche di esportazione. Sono dei problemi che incontra il settore, ma però oggi come oggi non c'è il problema della risorsa. La risorsa c'è, è una risorsa che cresce per conto suo, viene soltanto indirizzata la cattura nel modo migliore per poter raccoglierne di più. Ed ecco come funziona: la draga viene calata sul fondo e trascinata per alcuni minuti, il ferro raccoglie tutto ciò che si trova sui primi 2 cm del sedimento di sabbia e può riuscire a intrappolare fino a 7 quintali di vongole. Una volta tirato su, i mitili vengono scaricati nella vasca, partono il getto d'acqua e a seguire il vibrovaglio, che permette la separazione delle vongole. Le più piccole vengono rigettate in acqua. Al momento la taglia minima è di 22 mm. Ultimamente hanno fatto la semina in alcune zone, aumentando la densità di vongole grosse, in modo che quando uno vada poi a raccogliere, raccolga il prodotto già maturo, pronto per la raccolta, senza avere un impatto sulle vongole più piccole, perché quelle più piccole, e così facendo la semina a rotazione, o come gestione di un campo, di cui uno le semina piccole, poi le semina il campo vicino, in modo che in ogni periodo ci abbia da raccogliere le vongole grosse alla maturazione, perché quelle grandi hanno anche un valore economico migliore. Al termine del giro in barca, durato 2 ore, i pescatori hanno regalato un sacchetto di vongole a ogni partecipante.